Benvenuti in questa nuova esplorazione. Quest'oggi ci troviamo all'interno della bellissima campagna dell'Astigiano. Stiamo per raggiungere quel genere di case, ricche di nostalgia e fascino, dove il tempo è sotto un certo punto di vista rimasto quasi del tutto fermo all'epoca del suo ultimo abitante. Ma per raggiungere questa abitazione bisogna camminare per alcuni chilometri attraverso numerose stradine di campagna. È infatti una casa difficile da raggiungere e non si giunge mai fin qui per puro caso. Questo genere di abitazioni rurali sono sempre interessanti perché spesso sono così solitarie e lontane dal mondo che ben pochi esseri umani sono giunti fin qui nel tempo. Pensate che questa casa è abbandonata dalla fine degli anni Ottanta. Tutto è rimasto praticamente immutato da allora, così come anche il caos che doveva già essere presente qui all'epoca. La stalla è un miscuglio di cianfrusaglie vintage di svariate epoche. I contadini di una volta non buttavano mai via nulla. Ma la zona più interessante è il piano terra dell'abitazione. Da qui è possibile scoprire vari indizi della storia della cascina. In primo luogo, l'ultimo abitante ha vissuto qui gli ultimi anni della sua vita in completa solitudine. L'assenza di oggetti fa supporre che dopo la sua morte molti oggetti personali siano stati portati via, probabilmente dagli eredi, ma quel poco che rimane denota uno stile di vita semplice e spartano. La casa era addirittura sprovvista di corrente elettrica. Era uno stile di vita di moltissime genti che hanno vissuto stoicamente, fino alla fine dei propri giorni, all'interno delle loro vecchie cascine. Non saprei dare un'epoca a questa casa. Essa era conosciuta con un nome molto pittoresco, Cascina Capretta. Potrebbe essere stata edificata più di 3 secoli fa, e non sarebbe sorprendente che l'ultimo abitante appartenesse anche alla stessa famiglia che l'ha abitata per secoli. In un angolo ci sono ancora alcuni calendari, posti uno sopra l'altro come vecchi strati geologici. Quello più antico è addirittura risalente agli anni 70, mentre quello più recente è dell'anno 1985, quando probabilmente venne abbandonata questa cascina. I pochi oggetti rimasti non parlano di ricchezze, ma sono di giorni passati all'insegna della semplicità. Sono in gran parte oggetti d'uso quotidiano, in quanto questa stanza veniva utilizzata essenzialmente come cucina. Una cucina alquanto bizzarra, perché il lavandino si trova direttamente nel sottoscala e lo spazio a disposizione era pochissimo.
erano ambienti piccoli, pensati per conservare meglio il calore e rendere più sopportabili i lunghi e rigidi inverni d'una volta. I piatti ancora posti ad asciugare sono sempre iconici da vedere. Sono un elemento diffuso in ogni casa abbandonata che ho esplorato ed in qualche maniera rappresentano la quotidianità, la normalità che un tempo si respirava in questa stanza, quando oggi tutto questo sembra ormai perduto. L'abitazione, dopo molti decenni d'abbandono, sembra che stia iniziando a cedere. Questo lo possiamo osservare maggiormente nel piano superiore. È da qui che è possibile osservare meglio i danni dello scorrere del tempo e della mancanza di manutenzione. Il tetto è sicuramente crollato in più punti e le infiltrazioni d'acqua hanno iniziato a far crollare il controsoffitto. Esplorare questa zona della casa è abbastanza pericoloso. Come avrete notato, non sono in grado di dare informazioni storiche, perché non esistono. Osservando i vari dettagli, sono abbastanza sicuro che dopo la morte dell'ultimo proprietario ci furono dei timidi tentativi di restauro dell'abitazione, che però finirono in un nulla di fatto. L'edificio è troppo isolato, troppo lontano dalla civiltà. Esso rappresenta uno stile di vita che pochi oggi avrebbero voglia di intraprendere. È stato forse questo a condannare per sempre il destino di questa vecchia cascina. Nella cantina ci sono ovviamente i tipici oggetti che si possono trovare in un ambiente come questo, così come anche i resti e parte di oggetti che provengono direttamente dal XIX secolo. Le bottiglie di vino poste in un angolo non mancano mai nelle cantine dell'astigiano e tanti altri oggetti rendono questa parte della casa estremamente affascinante. Ma è anche tremendamente pericoloso sostare troppo tempo qua sotto. Diamo quindi gli ultimi sguardi alla casa, prima del suo ultimo addio. Avete appena visto uno di quegli angoli che nessuno, a parte me, vi avrebbe mai fatto vedere, perché non c'è avventura più bella del viaggiare nel tempo e queste vecchie case abbandonate fanno viaggiare l'immaginazione. Saranno gli oggetti, sarà la natura incontaminata che le circonda, ma le case rurali sono dei tesori del tempo, dei veri cimeli del nostro passato. Io vi ringrazio per la visione di questo video, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.